C'è forse una svolta nell'omicidio di nonna Benita. Oggi, nella casa di via Percoto numero 8, sono arrivati i RIS di Parma. A finire, sotto la lente di ingrandimento, sono in particolare tre ambienti. Il salone, dove è stato rinvenuto il corpo esanime dell'anziana, la cucina e la camera da letto al primo piano, dove le ante dell'armadio erano aperte. Gli investigatori si stanno concentrando su una grossa macchia di sangue presente sullo schienale del divano, vicino al corpo riverso sul pavimento. Un delitto avvenuto nell'arco di meno di un'ora e mezza, in un giorno come tanti, prima del quale nessuno dei vicini aveva notato nulla di anomalo. Io qui sono passata in quel giorno diverse volte, ma non ho trovato niente di strano. Né lei né la signora, non ho visto niente, niente, niente. L'autopsia, conclusa venerdì, ha chiarito che nonna Benita è stata colpita alle spalle, forse di sorpresa, da un assassino a cui lei stessa potrebbe aver aperto la porta, che è stata ritrovata spalancata e priva di segni di effrazione. Qualcuno conosceva, forse. Non si esclude, tuttavia, che il killer sia potuto entrare dal retro dell'abitazione, sapendo bene che l'unica telecamera comunale limitrofa non avrebbe puntato lì. Il medico legale ha confermato anche che Benita è stata uccisa tra le 9.15 e le 10.45 del mattino del 19 luglio. Un buco temporale che coincide con gli orari dichiarati dalla figlia Roberta, l'ultima a vederla in vita, e quanto riferito dall'altro figlio Luca, come ci spiega la consulente dell'altro fratello Gabriele, l'unico che abitava insieme a sua madre. Luca, il fratello, è colui che ha rinvenuto il corpo, dopodiché ha subito chiamato la sorella Roberta, perché in un primo momento pensava che la madre fosse scivolata e si fosse appunto sentita male. Dopodiché, poi, una volta rinvenuto il coltello, hanno capito che la situazione era diversa. Un coltello lungo 15 centimetri, rinvenuto sotto il corpo di nonna Benita, che per due volte l'ha pugnalata alla schiena. Si tratta della stessa lama utilizzata dalla figlia Roberta poco prima per cucinare un pasticcio insieme a sua madre. Forse la prima arma trovata per caso dall'assassino. Ancora nessun indagato per la morte di Benita e nessuna pista privilegiata, nemmeno quella della rapina finita male, visto che da casa mancavano dei contanti. Si scava però anche in ambito familiare. Qual è la posizione del figlio Luca? È stata attenzionata la sua auto, è stata immediatamente sequestrata e poi l'ispezione è pianificata per oggi, successivamente al sopralluogo. E intanto i RIS hanno sequestrato le scarpe e gli indumenti sia di Roberta che di Luca. Ma Gabriele nutre sospetti nei confronti di alcuni dei familiari? No, assolutamente no. Sono una famiglia molto unita e anzi è convinto che l'assassino sia proprio da ricercare al di fuori del nucleo familiare.